Come ogni martedì, come in molte circostanze il martedì ci occupiamo di libri, una uscita freschissima è questo Storie Sospese, edito da Castelvecchio Editore. Isabella Pascucci è l'autrice, ne è l'autrice ed è ospite nei nostri studi. Buonasera, grazie. Buonasera. Storie Sospese è un libro molto interessante anche dal punto di vista stilistico, a mio avviso, perché insomma mixa un po' la tecnica dell'inchiesta giornalistica, lei è anche giornalista, con quella del racconto di storie di vita, perché si intrecciano le storie drammatiche in questa circostanza di persone, di famiglie che hanno in molti casi invano atteso il ritorno di qualcuno che è scomparso. Sono diverse storie, come nasce l'idea intanto? L'idea nasce da una necessità e da una domanda, un interrogativo che forse un po' tutti ci siamo posti almeno una volta leggendo sui giornali o ascoltando in televisione storie di persone scomparse. Cioè l'interrogativo come si sopravvive a questo limbo, a questo vuoto, a questa serie appunto di enigmi che seguono poi il destino di una persona che dall'oggi al domani non c'è più. Volontariamente o involontariamente che sia. E per dare appunto una risposta a questo interrogativo, io mi sono rivolta un'altra domanda, mi sono chiesta appunto quanto fosse diverso il modo di raccontare le scomparse, come faccio io quotidianamente con il mio lavoro giornalistico, quindi secondo una successione di fatti, una successione di testimonianze, di magari formulazione di ipotesi, e quanto fosse invece diverso raccontarle al di qua di quella, diciamo, barriera che si interpone fra il pubblico e il privato. E quindi raccontarla dalla parte dei familiari, familiari che quell'attesa la vivono, la subiscono, che da un momento all'altro vengono precipitati in questo mondo appunto senza dimensioni che è quello degli scomparsi. Ci sono storie per lo più di persone che ancora non hanno potuto riabbracciare la persona che da anni in questo caso stanno aspettando, famiglie che non potranno più farlo perché i loro congiunti sono morti, e nel caso di Quirico ad esempio invece famiglie che sono riuscite a rivedere il congiunto. C'è una differenza che ha notato nel racconto dell'esperienza di queste famiglie a seconda dell'esito della vicenda? Beh, ci sono tantissime differenze. La scelta anche di così andare a approfondire, io dico attraversare, storie che comunque sono tipologicamente diverse, quindi che hanno protagonisti di età variabili, da bambini ad adulti a persone anche anziane, che hanno appunto esiti differenti, inevitabilmente portano anche sviluppi differenti. Quindi c'è chi magari vive questa attesa in principio in maniera drammatica, quindi con una mancanza di reazione, chi invece fin dalle prime ore riesce comunque ad affrontare il problema. Quello che però poi le accomuna è questo senso fortissimo di speranza, anche in casi estremamente drammatici come quello di Emanuele Orlandi, perché l'attesa dura da 31 anni, c'è sempre comunque questa convinzione che Emanuela come Mirella siano vive da qualche parte. Oh, nel caso della Orlandi poi ci troviamo nel caso di una famiglia che soprattutto nelle prime fasi, quindi nei primi mesi, sì, sono addirittura nei primi anni, è stata assolutamente esclusa da qualsiasi tipo di decisione su come affrontare il problema o l'eventuale trattativa con i rapitori. Questo è interessante insomma, per l'intento che si è posto con questo libro, ma anche dal punto di vista della cronaca, e in questo senso l'intervista che pubblica del libro al giudice Imposimato è di rilievo, non tanto perché le posizioni di Imposimato sulla lettura del caso Orlandi, quindi una situazione legata soprattutto a vicende internazionali, all'attentato al Papa, all'intervento di servizi segreti dei paesi dell'est Europa, sia nuova, quanto però per il fatto che mediaticamente è quella che in questo momento sembra quella più dimenticata, no? Sì, beh, sicuramente il caso Orlandi, poi è inutile dirlo, come anche quello Gregori, catalizzano sempre l'attenzione del pubblico, perché come dico io anche in questo libro, quella di Emanuela è la scomparsa d'Italia, la scomparsa con cui tutti noi siamo cresciuti, chi era bambino, chi era già genitore, ha comunque preso su di sé questa apprensione, questo timore del pericolo. E sicuramente Ferdinando Imposimato nei suoi libri fornisce una lettura proprio millimetrica, molto attenta di questi casi. Però ecco il fatto di questa
distanza dalla verità, questa distanza, come si diceva, della partecipazione della famiglia poi alle indagini, è qualcosa che si rileva anche nell'intervista di Pietro Orlandi, perché è molto forte questo senso di frustrazione che Pietro, tra l'altro, nella nostra conversazione sembrava aver rilevato proprio in quell'istante parlando con me, quando appunto mi dice che questo Giulio Gangi, questo personaggio appartenente comunque ai servizi, ad un certo punto si catapulta a casa loro e inizia comunque a riferire solo le verità buone, quelle che può in qualche modo trasmettere. Quindi ecco, un po' sulla linea di Imposimato, perché poi Pietro è molto vicino insomma alla sua, al suo modo di interpretare il caso, c'è questo senso anche di frustrazione e di distanza. Nel caso invece contiguo, che è quello della Gregori, in quella circostanza la famiglia probabilmente rispetto alla famiglia Orlandi ha dovuto vivere anche con una situazione che era all'ombra rispetto a quella dell'Orlandi e quindi senza neanche il conforto, seppur minimo, di un'attenzione mediatica e generale particolarmente forte. Sì, infatti io intitolo tra l'altro il capitolo dedicato a Mirella l'altra di nome Mirella, perché effettivamente Mirella Gregori è sempre l'altra, è la ragazza rapita come Manuela Orlandi, e per, su questo Maria Antonietta Gregori si dà anche delle risposte, cioè dice è normale perché comunque nonostante la gravità del caso di Mirella, Emanuela era comunque una cittadina vaticana e questo catalizzava maggiormente l'attenzione, creava maggiore mistero, perché in una realtà minuscola come quella dello Stato del Vaticano il fatto che scomparisse una cittadina era qualcosa di sicuramente anche mediaticamente più affascinante che la scomparsa di una ragazza in una grandissima Italia, insomma. Tra le testimonianze raccolte ce n'è qualcuna in particolare che l'ha colpita, che non si aspettava, che è uscita un po' dagli schemi consueti in queste circostanze? Ce ne sono state tante, naturalmente, come è stato fortissimo per tutti il fascino di incontrare queste storie. Mi ha colpito molto la testimonianza di Letizia Lopez, la sorella di Rosaria Lopez, una delle ragazze massacrate al Circeo e l'unica che muore sotto appunto queste sevizie, che mi dice per fortuna che Rosaria sia morta, è stata la sua fortuna perché non sarebbe sopravvissuta poi al dramma che ha dovuto invece subire Donatella Colasanti, rimanendo viva e rammentando, ricordando quei momenti atroci. Quindi proprio quasi la fiducia, il riconciliarsi con questa morte vedendola come una salvezza. Nell'intervista in Posimato si racconta anche quel passaggio legislativo importante di comportamento dei magistrati, importante, in cui si è cominciato a porre un freno e poi a rendere illegale la trattativa tra familiari e persone rapite. Nell'ottica dei familiari, insomma, una lettura che poi il tempo ha dimostrato essere la lettura valida, ma la posizione dei familiari su questo fronte? No, su questo fronte sicuramente Imposimato agisce come un outsider, quindi fa una scelta di campo che contrasta quella che probabilmente era la volontà dei familiari. I familiari infatti, come lui mi dice, tante volte evitavano di confessare di aver pagato il riscatto perché comunque volevano evitare che questa trattativa fosse, diciamo, evidente, per evitare che i magistrati potessero in qualche modo bloccarlo ed evitarlo. Quindi Imposimato fa una scelta forte, impedisce alle famiglie in qualche modo di trattare, però questo appunto poi, come si diceva, è la salvezza anche di tanti ostaggi, perché molti di questi venivano uccisi nonostante il pagamento del riscatto, molti di questi spariscono da Palombini a tanti altri, insomma, e quindi effettivamente è stata poi una scelta vincente. Tra inchiesta giornalistica, dicevo, racconti di storie di vita, il saggio di criminologia, che è un'altra delle sue competenze, davvero una lettura interessante, Storie sospese, che tornerà a presentare a Roma all'inizio di dicembre, se non sbaglio? Il 3 dicembre saremo nella sala del Consiglio del Ministero dei Beni Culturali e poi avremo una serie di appuntamenti un po' in tutta Italia, da Parma a Genova a Palermo il 29 ottobre, in compagnia insomma dei vari protagonisti e delle varie voci di questo libro. E comunque insomma già un'accoglienza favorevole nei primissimi giorni. Esattamente, siamo reduci da una presentazione a Roma e con la presenza appunto di Pietro Orlandi e di Elisa Pozzatasca, portavoce dell'associazione Vite Sospese, ed è stato veramente accolto con grande interesse. Secondo lei la scelta di raccontarsi delle famiglie è più indirizzata al tentativo, nei casi in cui è ancora possibile, di dare un nuovo contributo alla ricerca della verità,
o alla necessità anche legittima, psicologica, di tornare a parlare di una vicenda particolarmente dolorosa? Io penso che ci siano entrambe le cose e forse ce ne sono anche tante altre motivazioni. Come dice Pietro Orlandi, io chiedo sempre a tutti del caso di Emanuela e quindi parlarne comunque significa creare una cassa di risonanza che in qualche modo può arrivare ad un testimone che magari abbia deciso di dire la verità. In particolare c'è la testimonianza di Vincenzo Lorenzelli, il padre di questo signore anziano scomparso a Genova ormai novantenne, che invece mi dice grazie di avermi rivolto tutte queste domande perché ho ricordato cose che non ricordavo, quindi è un po' un patrimonio di memoria che si ricostituisce anche attraverso il racconto. E probabilmente anche il fatto di aver dato attenzione a uno scomparso novantenne non capita di frequenza, insomma non ottiene le prime pagine, probabilmente neanche un servizio in prima serata. No, sono scomparsi di serie B come scrivo lì. Grazie a Isabella Pascuccia, autrice di Storie sospese, edito da Castelvecchi, nelle librerie in questo periodo. Grazie ancora, buon lavoro, in bocca al lupo. Ci fermiamo e poi rientriamo con la pagina sportiva, tra poco.